Monsignor Renato Corti, si è appena conclusa la cerimonia in San Gaudenzio della presa di possesso della diocesi da parte del suo successore. Non le nascondo innanzitutto l'emozione, ma abbiamo visto anche lei molto emozionata. Cosa porta nel cuore in 21 anni di episcopato gaudenziano? È una parte fondamentale della mia vita, perché si combinano due cose. Una è la scelta di fondo che mi porto dentro e che si lega alla vocazione. L'altra è la responsabilità, che per un vescovo è molto grande, nel senso che deve essere, come dice il libro di Ezechiele, la sentinella. E questo non è facile dentro una realtà mutevole, con tanti interrogativi, con tanti problemi, ma direi che questa prospettiva della sensibilità, della responsabilità, è sempre stata accompagnata dall'attenzione a scoprire soprattutto il bene che c'è, che è molto, non fa rumore, ma è molto. E adesso, concludendo, io sono molto contento che il nuovo vescovo venga volentieri a Novara, e credo che sarà un grande dono per Novara, e quindi potrete affidarvi in maniera così molto convinta e molto tranquilla al suo insegnamento e al suo accompagnamento. Lo abbiamo visto in questi giorni durante il saluto ai laici, ai sacerdoti, ai giovani, ecco, soprattutto ai giovani, il bene e l'attenzione con cui l'hanno seguita in questi anni. Sì, io però sono molto autocritico, e quindi mentre ringrazio di tutti questi saluti, in cui vedo molta gentilezza, penso anche una certa sincerità, io penso che oggi in modo particolare fare il vescovo sia un compito molto difficile, perché bisogna tenere conto di tante cose, bisogna riflettere costantemente, bisogna vivere dentro a mille occupazioni conservando un grande raccoglimento, e questo vuol dire una scelta anche ascetica che bisogna fare da parte del vescovo. Deve dare proprio ogni giorno il tempo al silenzio, all'approfondimento, al domandarsi che cosa ho colto in un determinato incontro o un determinato avvenimento, per poi domandarmi qual è il discernimento a cui sono portato nel portare avanti la vita quotidiana. Ecco, è un compito molto molto difficile, però c'è la grazia del Signore, c'è la vocazione, per cui alla fine uno lo fa veramente seguendo questa grande passione. 21 anni, dicevamo, con te, diceva con te il motto, e poi è diventato un con noi, e adesso è un rimanga con noi. Eh sì, il ricordo rimarrà, l'affetto rimarrà, probabilmente anche qualche incontro concreto che per adesso non è programmato.